Iniziate tagliando il cavolo cappuccio. Tagliate il cavolo a listarelle sottili. Mettete qualche giro di olio in una pentola. Unite all'olio 80 g di pancetta tagliata.
e fate rosolare insieme a fiamma bassa una cipolla tagliata. Con un po' di acqua. Dopo pochi minuti unite 350 g di cavolo cappuccio. Nel frattempo scaldate circa mezzo litro di acqua e l'aggiungete via via fino a fine cottura al cavolo. Potete sostituire l'acqua con brodo di carne o vegetale. Fate cuocere il cavolo a fiamma moderata fino a quando sarà tenero e non sfatto. Aggiustate di sale. Alla fine aggiungete il formaggio, in questo caso noi abbiamo scelto il Gruyère. Iniziamo montando le uova. Aggiungiamo lo yogurt. Amalgamiamo bene. Aggiungiamo la scorza del limone. Setacciamo la farina. Lievito. Amalgamiamo tutto. Aggiungiamo i mirtilli. Noi abbiamo scelto quelli sciroppati. Potete mettere anche quelli freschi. Ho imburrato e infarinato una teglia da 22 cm. Ora mettiamo tutto il composto. E pronti per infornare.
In forno preriscaldato statico a 180 gradi, dopo 40 minuti la nostra torta ai mirtilli è pronta.